Ciao ragazzi, sono Falconero, sono qua con l'immancabile week del sabato mattina, il video in cui facciamo il punto sulla settimana della scorsa, ci cioè facciamo quella che verrà. Ogni settimana sembra una sorta di scioglilingua che si fa sempre più complicato. Dunque, settimana piena, ricca, mille cose da fare, mille ne faremo, e appunto perché la settimana prossima si prospetta ancora più impegnativa. Allora, vado con ordine perché ho un triliardo di cose da dirvi. Allora, intanto fatemi cominciare dicendo grazie. E vive la nobiltà, perché la serie su Demon's Souls è stata bellissima da portare avanti. Mi sono veramente divertito nel farla e veramente divertito nel leggervi. Per cui preparatevi perché a breve arriverà il best of e credo che ci faremo parecchie risate sia io che voi. Perché alcune cose non l'avevo realmente percepite mentre le facevo. E grazie, perché veramente era difficile ipotizzare che una serie su un gioco così vecchio, nell'idea originale, avrebbe preso con un remake moderno. Il gioco chiaramente ci ha messo del suo, ma voi soprattutto ci avete messo del vostro. Per cui vi ringrazio veramente perché non era affatto scontato che andasse così bene per 20 episodi. Per cui grazie, veramente. Questa settimana è stata anche la settimana in cui è arrivato Immortals Fenyx Rising. Abbiamo fatto un video e una live che ritrovate su Extrafalco se vi interessa, per approfondirlo bene, un'analisi figlia di diverse ore di gioco anche passate. Insomma, se ne è parlato e devo dire che mi ha divertito, mi ha soddisfatto, mi sta divertendo tuttora. Poi ne parleremo quando l'avremo concluso. E questa settimana poi, sempre restando in tema di serie, Assassin's Creed. Allora, Assassin's Creed Valhalla sta funzionando in diretta, sta funzionando anche nel riproporvelo con tagli, eccetera. L'unica grande domanda resta una sola: continuarlo così o continuarlo su extrafalco fisso, magari trovandogli un po' più di spazio, perché effettivamente mi rendo conto che stiamo andando avanti un po' lentamente. Questa settimana più di 3 ore non le ho potuto dedicare tra una cosa e un'altra, perché appunto c'è stato un inferno di cose da fare. Ma più che altro mi ha un pochino destabilizzato il fatto di sentirmi dire che mancano ancora tipo 40 ore. Per un titolo che sta durando più di quanto potessi mai. Ma avevano detto che era più breve. Avevano detto che era più breve. Cioè, io ci ho giocato adesso. Siamo l'ultima volta che ho visto il counter erano 45 e qualcosa. Mancano 40 ore. E non sto neanche facendo chissà quante secondarie. Per cui devo capire come. No, perché da una parte vorrei dire ok, lo facciamo magari un paio di dirette a settimana e ce lo finiamo rapidamente, mettendo su Extrafalco. Dall'altra parte mi dispiace spostarlo da qui, però in fondo l'abbiamo già fatto con Football Manager, non lo so, pensiamoci, brainstorming complessivo della community, datemi una mano a capire quale potrebbe essere la soluzione ideale. Anche se siete contro, perché qualsiasi commento a riguardo fa assolutamente piacere e aiuta. E restando al tema di Extrafalco, grazie perché anche la serie di FM21 sta andando molto bene, vi state divertendo, sono contentissimo. E insomma, le cose di Football Manager paradossalmente funzionano ovunque le facciamo, sull'alta piattaforma, in diretta, registrati. Grazie, ragazzi, veramente grazie. E restando al tema di calcio, così ci leviamo l'argomento. Oggi arriva il Monza. Allora, da questa settimana in cui entriamo, mi auguro di riuscire a portarvelo 2 volte a settimana, il Monza, almeno da finire la Serie B. Poi faremo le nostre valutazioni una volta, spero, raggiunta la Serie A. E questa settimana riparte anche la serie su FIFA, la carriera. Finalmente è arrivato l'update Next Gen, che per quanto controverso e figlio di poi, cioè, o meglio, figlio, ha prodotto diverse discussioni, però la nostra carriera l'avevamo pianificata col Monaco 1860 e così sarà. Non so bene quando partire perché sto cercando di capire se ci sono dei bug o meno in questa nuova versione che potrebbero rovinarci la carriera ancora prima di iniziare. Sembrerebbe di no. Quindi, se tutto va bene, domenica si parte, cioè domani. E speriamo bene perché insomma, l'aspettiamo da mesi, sta carriera maledetta. Adesso finalmente il gioco è completo, nel senso che fino a FIFA 22 non se ne parlerà più. Speriamo bene. E chiudo l'argomento calcio facendo un ulteriore ringraziamento perché il canale Leggende Ignoranti, aperto da poco, dove sto ripubblicando lentamente tutte le varie serie vecchie, si sta rivelando un luogo particolarmente gradito a molti di voi perché vi sta permettendo di recuperare le serie vecchie che magari vi eravate persi. Comunque,
dopo mille tentativi di comprendere cosa fosse successo, credo che la causa siano state le copertine, che può sembrare paradossale, ma a quanto pare sì. Le copertine l'hanno mandato un po' in crash tutto, non so bene che mio non ci sono, ragazzi. Ci sono delle volte, me dovete credere, io sto su questa piattaforma da tempo e alcune cose non le ho ancora capite. Per quanto io ci sbatta la capoccia ogni santo giorno che il Signore mette in terra, non le riesco a capire. Però la buona notizia è che di là ve li potete vedere senza pubblicità, perché appunto la monetizzazione non c'è, per cui godeteveli. E buonanotte, io ne sto pubblicando un paio al giorno, se volete aumenta a 3, fatemi sapere. Tanto insomma non è che mi porti via chissà tutto sto tempo. Sono cose che ho già fatto ringraziando il cielo, per cui non è un problema. Poi col tempo magari vedremo se vorrete, potrebbe un domani diventare insomma il nostro contenitore calcistico, non lo so. Da una cosa negativa magari ne nasce una positiva. Vediamo cosa succede. Comunque il link lo trovate sempre in descrizione se vi va di buttare un occhio. Entriamo un po' sul tema settimana prossima, perché c'è un botto di roba. Allora, parto col dirvi: settimana prossima abbiamo il 9, ci sarà la maratona di Cyberpunk su il canale dell'altra piattaforma di EveryEye. Mi trovate lì insieme a un sacco di amici, eccetera. Ci sarà i Player Inside, ci sarà Michele Sabaku, ci sarà non mi ricordo, chiedo venia, ci sarà pure Mike Sciuscia se non sbaglio. Insomma, ci sarà un po' di gente a seguire, ovviamente tutta la redazione di EveryEye, e si parlerà di Cyberpunk. Il 10 ci sarà poi la maratona, sempre su EveryEye, sull'altra piattaforma, per seguire e insomma avvicinarsi ai Game Awards, che sono previsti il 10 notte, praticamente l'11, dall'1 alle 5 di mattina. Faranno una maratona, Francesco e gli altri, di 15 ore, una roba che io non riuscirei a reggerli, quei ritmi. Per quanto sia uno che lavora tanto durante il giorno, anch'io mi faccio le mie 12-13 ore al giorno, però continuate e in diretta emotivamente non le reggerei, ve lo dico con grande sincerità. Quindi insomma sono contento di partecipare e di aiutarli magari a dare un po' di respiro a una cosa che non so come faranno a gestire, ma tanto di cappello veramente, perché sono cose che noi umani non possiamo neanche concepire, secondo me. Quindi il 9 e il 10 non so ancora bene in che orari sarò presente, ma sappiate che ci sarò. Poi anche se non ci sono io, insomma ci sono tanti molte persone meritevoli di essere ascoltate, secondo me. Quindi date un'occhiata se vi interessano ovviamente i temi. E riguardo ai Game Awards, l'idea sarebbe di farli in live anche noi, la notte però. Cioè seguire l'evento. Il problema è che noi siamo in condominio, l'evento è dall'1 alle 5 di mattina. Vi faccio sapere, ragazzi, vi faccio sapere. Non so onestamente se riusciremo a seguirli là, a commentarli in live. Cioè, chiunque sia in condominio lo sa, che può essere problematico in quegli orari lì. Ecco. Poi chiudiamo con il tema più caldo della settimana e lancio anche il foglietto. Cyberpunk. Allora, non ce l'ho ancora. Non ce l'ho. Sono preoccupato un po', perché non riuscirò a farvi avere la recensione in tempi brevi, ragazzi. È un gioco da X ore che, per quanto mi riguarda, vorrò giocare almeno una volta pieno e poi, se non addirittura, un paio di run per vedere le variazioni in base al mio approccio all'origine scelta, eccetera eccetera. Con sti tempi non si può fare. Cioè io onestamente sono rimasto un pochino perplesso dal modo in cui CD Projekt l'ha gestita la questione, perché non si può pretendere che uno faccia, cioè io non so quando arriverà sto codice, non lo so. Ragazzi, non ho la più pallida idea. Brancolo nel buio, così come tutti i miei colleghi sulla piattaforma. E di conseguenza non so quando vi potrò portare qualcosa. Non so niente in questo momento, assolutamente nulla. Sono un po' preoccupato perché per un canale come il nostro, cioè io e Elisa sono giorni che cerchiamo di ipotizzare scenari su come gestirlo. Serie registrata, serie in diretta, approfondimenti, impressioni, non lo so, perché dipende da quando arriva, per cui in relazione a quando arriverà
Tireremo fuori il protocollo A, B, C, D, E, F con tutte le varie cose da fare. Ma non lo so, non lo so, ragazzi. Se arriva il giorno che esce, faremo una certa cosa. Se arriva il giorno prima, ne faremo un'altra. Non lo so. Per cui, tutti quelli che mi chiedono, ma Falco, vai? Non lo so, ragazzi, non lo so. Mi auguro di avere buone notizie a breve. Mi auguro di potervi portare qualcosa entro il, insomma, il prima possibile. Ma vi anticipo che la recensione la vedrete. Non lo so quando la vedrete. La vedrete. Allora, la mia intenzione, così vi anticipo, sarebbe quella di fare una serie, ve l'avevo già detto, perché è un gioco che si presta bene e che credo potrebbe risultare particolarmente interessante anche se la serie dovesse durare 3 mesi. La serie su Cyberpunk, qualora dovessimo decidere di farla, e voglio sentire anche voi che cosa ne pensate al riguardo, la giocherei a modo mio. Ritmi bassi, vedendo tutto, analizzando tutto, cioè voglio fare una cosa veramente che sia in controtendenza con qualsiasi altra cosa fatta fino ad oggi. Ma bisogna capire se conviene farla qui, se conviene farla in diretta, e in questo senso dipenderà anche molto dalle opzioni, nudità e copyright musicali. Allora, sui copyright musicali si sa che ci dovrebbe essere l'opzione per disattivare, sulla nudità, boh. Per cui, pure lì, brancoliamo nel blu, non ci hanno detto niente, non si sa nulla per il momento di niente. Niente. Quindi, signori, io per adesso vi rimando alla prossima settimana. Il gioco uscirà il 9, per cui sicuramente in un modo o nell'altro lo proveremo la settimana prossima. Prego il signore di avere modo di quantomeno di dirvi qualcosa. So che tanti mi hanno scritto dicendo: Falco, io vorrei sapere la tua impressione prima di giocarlo. Ragazzi, purtroppo non so se ci saranno, né la mia né quella di chiunque altro. Se non la stampa, ma anche la stampa non so con quali tempistiche l'abbia trattato e di conseguenza non so se, insomma, non lo so, ragazzi. Quello che vi posso dire è: leggete quante più opinioni possibili, ascoltate quante più persone possibili e fatevi un'idea voi. Come sempre, per quanto ripeto, io su Cyberpunk abbia una certa sicurezza di fondo perché adoro CD Projekt, perché adoro il modo in cui lavorano e adoro l'idea che stanno portando avanti. Però, boh, cioè, quando si mantiene così tanto riservo su qualcosa, io un pochino tremo sempre. Ma spero che sia una questione di fomentiamo l'hype piuttosto che altro. Comunque, ragazzi, ne parleremo, ripeto, appena si potrà, appena si avrà modo di parlare di qualcosa. Però appunto nel mentre ho in mente un vlog che ho già fatto e che per introdurre un po' l'argomento, mettiamola così, così da poterne iniziare a parlare. Io per adesso, ragazzi, vi saluto. Grazie come sempre a tutti quelli che stanno seguendo gli ormai nostri 4 canali qua su YouTube e quello sull'altra piattaforma. Siete sempre di più, ci date sempre più energia per continuare a farlo. È un periodo complicato per tutti, mi rendo conto, con Natale alle porte, un Natale che sarà un po' più triste degli altri, per mille motivi. Speriamo appunto di farci un po' compagnia a vicenda. Per cui, ragazzi miei, io vi mando un abbraccione, spero che possiate passare un bellissimo weekend e noi ci vediamo alla prossima.